Abbiamo una serie di partite veramente dure perché dopo Brescia c'è Recupero, poi c'è Empoli, c'è Siena, comunque tutte squadre importanti. Noi dobbiamo un attimo, secondo me, ritornare sulla giusta via di quella di un mese fa, ma sono sicuro che comunque ce la possiamo fare perché la squadra c'è, lavoriamo sempre col sorriso, sempre bene, quindi credo che ci riprendiamo da questo momento. Però secondo me noi non dobbiamo temere nessuno, perché nessuno, a parte detto quella sta parentesi con l'Ascoli, ci ha mai messo sotto. E quindi dobbiamo andare lì con la convinzione di cercare di portare via il massimo dei punti, insomma. No, noi arrivati, Degano, Russotto e Perpetuini si sono ambientati benissimo perché, come ti ho detto prima, siamo un bel gruppo. Poi soprattutto siamo tanti giovani, quindi li abbiamo fatti sentire subito a casa. E io spero che loro ci possano dare quella mano a rialzarci. Beh, io non sto attraversando un periodo positivo, cioè perché comunque prima i risultati arrivavano, quindi magari io ho anche segnato, ho fatto i gol, quindi mi esaltavo anche di più. Adesso la situazione è un po' cambiata perché noi non riusciamo più a vincere, perché comunque sono 2 partite, 3 partite non vinciamo. E non è facile comunque uscire fuori dal coro. Ma quando si perde sicuramente c'è sempre qualcosa che non funziona, ma anche quando si vince spesse volte qualcosa non funziona e non viene sottolineato, perché comunque il risultato ne fa da padrona e quindi quando si vince spesse volte si dice che va tutto bene, invece ci sono degli errori anche quando si vince. E non dobbiamo assolutamente, come non abbiamo mai fatto, guardare la classifica. Dobbiamo pensare a fare quello che sappiamo fare e non sono poche le cose e quindi dobbiamo mantenere questo atteggiamento. Ma mi aspetto un Brescia molto solido, molto fisico anche, perché nelle partite che ho visto in questi giorni è una squadra che Iachini ha saputo, come dire, cambiare in corsa, perché evidentemente all'inizio quello che aveva in testa lui con quell'organico non riusciva a farlo e poi adesso ha trovato un equilibrio, una quadratura tale che gli permette di sfruttare le grandi individualità che ha. E quindi io credo che loro interpreteranno la partita come lo facciamo noi, come fanno tutte, per vincerla assolutamente. Giocano in casa, ma poi credo che ormai sia difficile trovare una squadra che magari sia contenti del punticino.